Francesco invoca misericordia per il martoriato popolo ucraino. All'Angelus il Papa prega per la pace e ricorda l'affidamento del mondo alla divina misericordia da parte di Giovanni Paolo II. Appello per il dramma della siccità in Somalia. La tragedia del ponte Morandi a Genova, 4 anni dopo il crollo nel quale morirono 43 persone, le ferite sono ancora aperte. È un dramma che ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Agosto ricco di turisti tornati in Italia dopo i 2 anni di pandemia, prese d'assalto le località di mare, di montagna e le città d'arte. In questo fine settimana almeno 10 milioni in vacanza nel bel paese tra italiani e stranieri. All'Aquila cresce l'attesa per la visita del Papa il 28 agosto per la perdonanza. Sarà il primo pontefice a aprire la porta santa della Basilica di Collemaggio e poi incontrerà i familiari delle vittime del terremoto. Nel telegiornale le parole del Cardinale Petrocchi, arcivescovo della città. Buonasera, lo avete sentito dai titoli nell'Angelus di questa mattina in Piazza San Pietro. Francesco è tornato a parlare di Ucraina e ha affidato con la preghiera alla misericordia di Dio il popolo ucraino da mesi sotto le bombe. Lo ha fatto ricordando quanto accaduto 20 anni fa a Cracovia, quando San Giovanni Paolo II affidò il mondo alla divina misericordia. Vediamo allora il servizio di Paolo Fucili. 17 agosto 2002, dal santuario di Wagiewniki a Cracovia, in Polonia, San Giovanni Paolo II affida il mondo alla divina misericordia. Più che mai vediamo oggi il senso di quel gesto. Francesco ricorda il 20° anniversario dell'avvenimento così, col pensiero rivolto alla guerra nell'est Europa. La misericordia è la via della salvezza per ognuno di noi e per il mondo intero. E chiediamo il Signore misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino. Angelus di mezzogiorno in piazza San Pietro, Francesco commenta il Vangelo di oggi, il fuoco portato da Gesù sulla terra, soprattutto per quelle comunità che si trascinano nella stanchezza e nell'abitudine, con le facce smorte e lamenti e chiacchiere sempre sulle labbra, e che il Papa sprona così. La fede, insomma, non è una ninna nanna che ci cula per farci addormentare. La fede vera è un fuoco acceso per farci stare desti o operosi anche nella notte. Fuoco perché l'annuncio del Vangelo, quando irrompe nella storia, non lascia le cose come stanno, né dispensa una pace intimistica. Mentre ci riscalda con l'amore di Dio, vuole bruciare i nostri egoismi, illuminare i lati oscuri della vita, tutti ne abbiamo, consumare i falsi idoli che ci rendono schiavi. E così riaccende in noi la fiamma della fede, non ci fa evadere dalle sfide dell'impegno nella Chiesa e nella società, ma anzi, spiega ancora Francesco, rinnova una religiosità ridotta a pratiche esteriori. L'ultimo pensiero è per l'emergenza umanitaria in Somalia e nei paesi vicini, la siccità che mette in pericolo mortale quelle popolazioni. Auspico che la solidarietà internazionale possa rispondere efficacemente a tali emergenze. Almeno 41 persone sono morte a causa di un incendio innescato da un cortocircuito in una chiesa copta a Giza, in Egitto, lo riferiscono le autorità locali. Sono però ancora molti feriti e il bilancio purtroppo appare destinato a crescere. Restiamo in Medio Oriente e andiamo a Gerusalemme, nella città santa travolta ancora una volta dalla violenza e dal terrore. Hamas inneggia l'attentato contro un autobus nel quale sono rimaste ferite 8 persone e un bambino ancora nel grembo della madre è morto. Francesco De Remigis. Una sparatoria premeditata, secondo le prime ammissioni del 26enne che si è costituito dopo una notte di ricerche. Un assalto vicino alla tomba di Davide, non lontano dal muro del pianto, a un autobus pieno di fedeli e religiosi. Qui, in questo tratto di strada di Gerusalemme, il corridoio dei pellegrini è diventato il nuovo bersaglio dell'odio che da mesi si è riacceso tra i palestinesi della Cisgiordania e le zone ebraiche. 8 le persone colpite, tra loro una donna incinta, fatta partorire d'urgenza. Il bambino non ce l'ha fatta e lei è in gravi condizioni. Tra i feriti anche 4 americani che tornavano dalle preghiere nel luogo santo, ed è stato quello di stanotte il primo attentato dopo la labile tregua tra Israele e Jihad Islamico.
Damasco, siglata meno di una settimana fa. Un gesto senza rivendicazione a cui hanno però applaudito tanto i vertici di Hamas, l'organizzazione politica che governa a Gaza, quanto il jihad islamico che oggi parla di attacco nel quadro della continua resistenza. Il gruppo, designato come terrorista dal Consiglio europeo e dagli Stati Uniti, avanza nell'ombra dopo le perdite dei mesi scorsi. I leader del jihad islamico sono stati uccisi nei raid dell'esercito israeliano nelle ultime settimane e la crisi, che sembrava congelata dalla mediazione egiziana, si riaccende con il gesto di un apparente lupo solitario. Il premier israeliano Lapid promette che chiunque sia coinvolto pagherà un caro prezzo, ma l'attacco non ha una firma, probabilmente porta però sulle spalle il peso di un'ideologia comune, quella che dall'Iran agli Hezbollah libanesi vuol vedere cancellato Israele dalla mappa geografica. Solo lo scorso 5 agosto le forze di difesa israeliane hanno lanciato l'operazione Breaking Dawn sulla striscia di Gaza, centinaia di razzi di risposta, poi una tregua spesso violata dal jihad islamico, ora un nuovo assalto e una crisi che sembra pronta ad avvitarsi su se stessa con vecchie e nuove forme di violenza armata. Salman Rushdie migliore, è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare. Lo scrittore, 75 anni, accoltellato durante il suo intervento in un convegno nello stato di New York, rischia di perdere l'occhio destro. Intanto la procura ritiene che l'attentato sia stato un atto mirato e premeditato. La presidente di Taiwan incontrerà la delegazione del congresso statunitense atterrata in serata a Taipei e impegnata in una visita di 2 giorni dall'agenda fitta di appuntamenti. Si tratta della seconda delegazione in poche settimane, segno dell'attenzione statunitense per l'isola alle porte della Cina. 4 anni fa, il crollo del ponte Morandi a Genova, la città e le istituzioni si sono strette attorno ai familiari delle 43 vittime che attendono giustizia. Dalle più alte cariche dello Stato l'impegno perché nulla del genere possa ripetersi e perché siano accertate tutte le responsabilità. Lucia Scione. Una giornata difficile con ancora tante domande. In poche parole, il pastore della chiesa di Genova, Monsignor Tasca, condensa il senso di un giorno impresso nella memoria di un intero paese. 4 anni fa, alle 11:36, alla vigilia dell'Assunta, i pochi rimasti in città scoprono che tutto può finire da un istante all'altro perché un ponte all'apparenza forte e indistruttibile crolla. 43 persone non avranno più abbracci da ricordare, sogni da inventare. Centinaia di sfollati dovranno cercarsi un altro tetto. 4 anni dopo quel dolore si rinnova. Per il presidente Mattarella, che più volte ha incontrato i familiari delle vittime e dei superstiti, è una ferita che non può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno. Il tempo non cura il dolore, lo sanno bene le famiglie del ponte Morandi che chiedono giustizia per quella tragedia. E giustizia, interventi adeguati in loro favore e sostegno, chiede nel suo messaggio il capo dello Stato invocando una normativa che sappia dare risposte a quelle esigenze. Mai più. Mai più sembra gridare l'inno composto per le vittime del 14 agosto 2018. Tutelare la vita di tutti i cittadini, ripete il premier Draghi nel suo saluto a Genova letto questa mattina. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, ne va della credibilità dell'Italia e delle nostre istituzioni. Genova ci crede in quelle parole. Ci sarà da aspettare ancora molto, forse, ma sa che prima o poi per 43 innocenti arriverà la verità. Oggi asciuga le lacrime. Da domani riprenderà a lottare perché giustizia sia fatta. Grazie. Grazie. Sono stati depositati al Viminale i simboli per correre alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, sono in tutto 101 e sono stati presentati da 98 soggetti politici. La stragrande maggioranza dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le coalizioni sono soltanto 2, centrodestra e centrosinistra. Terzo polo, il Movimento 5 Stelle, hanno un unico simbolo e nessun alleato. Sono 19.457 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano 24.700, le vittime sono 78, in calo rispetto alle 129 di ieri. Il tasso è al 14,8%, scendono anche i ricoveri. I comuni italiani incassano dalle multe complessivamente 400 milioni, in testa tra le città c'è Milano. Il servizio di Giuseppe Caporaso.
È Milano la capitale delle multe in Italia. Il capoluogo lombardo ha infatti registrato i maggiori introiti tra i comuni per le sanzioni da violazione del codice stradale, incassando 102 milioni di euro. A seguire Roma con 94 milioni di introiti e Torino 41 milioni di euro di multe. Chiudono la classifica nelle ultime posizioni Catanzaro, Aosta e Campobasso. Gli autovelox sono per alcuni comuni un vero bancomat da cui prelevano ingenti somme di denaro. Le multe stradali generano infatti in Italia un tesoretto che si aggira sui 400 milioni di euro. E le polemiche fioccano anche per il posizionamento degli autovelox lungo le strade e per la necessità di un decreto ministeriale in grado di disciplinare complessivamente l'utilizzo. Dai dati del Ministero dell'Interno emerge poi l'importo medio pro capite delle sanzioni da parte dei comuni e cittadini. Svetta Bologna con 96 euro, seguite da Milano e Genova. Non mancano poi le curiosità. C'è un piccolo comune sulle Dolomiti, Colle Santa Lucia, di appena 360 abitanti, che ha incassato ben 552.000 euro di multe in un anno. Gli autovelox sono dei veri e propri bancomat e alcuni comuni, anche piccolissimi, riescono a raggiungere somme superiori ai 500.000 euro soltanto con le multe. Questo significa risanare i bilanci dei comuni con le multe, ma non significa aumentare la sicurezza sulle strade, perché tra l'altro non sappiamo come vengono utilizzati questi denari che vengono sottratti ai cittadini. La sicurezza stradale dovrebbe essere il primo pensiero degli amministratori pubblici. Soltanto se intervenissero sulla sicurezza delle strade, per esempio nel rifacimento della segnaletica stradale, noi avremmo sicuramente meno morti e meno feriti sulle strade italiane. Un pensionato di 73 anni a Mariano Comense è morto investito da un motociclista. La vittima era a spasso con il proprio cane, che è stato investito ed è morto insieme al padrone. A centrargli è stato un centauro di 33 anni, finito a terra e rimasto ferito gravemente. Ferragosto da tutto esaurito per le strutture ricettive lungo tutta la penisola. Il mare si rivela la meta preferita, in particolare dai turisti stranieri tornati in massa dopo 3 anni di restrizioni causa emergenza Covid. Anche la montagna rimane una delle scelte più gettonate. Milioni di italiani, dunque, lo abbiamo detto, sono in vacanza in questi giorni. Vediamo allora com'è andata questa domenica prima del Ferragosto. Lo facciamo con Paola Gatti, che è andata su una spiaggia vicino a Roma. Vediamo. In spiaggia, al sole o sotto l'ombrellone per la vigilia di Ferragosto, come da tradizione. Dopo 2 anni di pandemia, gli italiani hanno ritrovato la voglia di mare. Secondo l'osservatorio di Confcommercio, per trascorrere i giorni clou dell'estate, circa il 61% ha scelto mete balneari. Siamo al mare con le nostre figlie a passare una domenica diversa. Dopo tutte le restrizioni della pandemia si ritorna all'aperto e si sta in spiaggia? Sì, finalmente sì. Ci godiamo un po' le vacanze. Abbiamo da Roma, ci godiamo questa splendida giornata di mare, di sole, siamo in compagnia degli amici. Mentre la crisi morde, con l'inflazione alle stelle e la guerra in Ucraina, la soluzione ideale è il turismo di giornata. La gita toccata e fuga permette infatti di contenere al massimo i costi per il viaggio e anche per il cibo, se ci si accontenta di un pasto veloce in spiaggia. Sì, pranzo al sacco, portato da casa, un paninetto, una coca-colina e via. Siamo venuti qua perché qua è più economico per tutto. Siamo tutti qua per goderci queste vacanze qui, mordi e fuggi. Abbiamo mangiato qui in spiaggia e qua si sta bene, è un bel posto, è un bel lido. E veniamo qui spesso quando siamo di passaggio a Roma. Va bene a chi il mare ce l'ha pochi chilometri da casa, tutto esaurito ad esempio sulla spiaggia libera di Ostia, letteralmente presa d'assalto dai romani, famiglie, coppiette, anche qualche single, in cerca di sole, di relax e di svago. Dopo tante restrizioni, i più piccini possono finalmente tornare a giocare con la sabbia o in acqua. Arrivi da Roma? Sì, sì, da Roma, da Case Rosse. Sono venuta oggi qua per farmi una giornata di mare, visto che lavoro tutta la settimana. Oggi siamo qua al mare. Da sola? Sì, da sola. Dove arrivate? Da Monterotondo, Monterotondo Roma. Siete una famiglia? Sì, una famiglia. Sono oggi con mio figlio, mio padre e mio marito. La spiaggia oggi è strapiena di gente. La cosa mi ha lasciato davvero perplessa. Non pensavo neanche di trovare l'ombrellone, per cui c'è un sacco di gente oggi che morde e fugge. Per Ferragosto che tempo avremo? Lo scopriamo con le previsioni dell'aeronautica militare. Vediamo.
Per la giornata di Ferragosto, Italia nettamente divisa in due per l'arrivo delle piogge, principalmente al nord, con temporali diffusi che potranno estendersi anche su parte della Toscana e delle Marche. Invece sul resto del paese il cielo sarà principalmente sereno o poco nuvoloso. La ventilazione tende a cambiare, a provenire da sud, e avremo quindi anche un leggero aumento delle temperature, fatta eccezione per il nord-ovest, dove avremo un calo appunto per l'arrivo delle piogge. Bene, tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon Ferragosto. È stato riaperto al traffico il tratto della statale 36 del lago di Como e dello Spluga, chiuso questa mattina in direzione nord ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, per la caduta di alcuni massi lungo la strada. Renderlo noto è l'ANAS, che ha precisato che sono stati fatti gli opportuni controlli per garantire la messa in sicurezza e la pulizia dell'area. Disinnescata una bomba da 500 kg della Seconda Guerra Mondiale ritrovata lungo il tagliamento a cavallo tra le province di Pordenone e Udine, i militari del 3° Reggimento Eugenio Guastatori di Udine hanno tolto la spoletta che rende la bomba inefficace. L'ordigno è stato poi trasportato nella zona dove è stato fatto brillare. Uno dei dati caratteristici di quest'estate è sicuramente la mancanza di lavoratori stagionali. A fronte di una richiesta di quasi 50.000 persone, il 46% risulta introvabile. Vediamo perché nel servizio di Monica Di Loreto. Si annuncia un Ferragosto da record nel nostro paese, con oltre 10 milioni di persone in vacanza, soprattutto stranieri, ma c'è difficoltà a reperire lavoratori stagionali. È una problematica che da tempo stanno vivendo le tante imprese del nostro paese che lavorano soprattutto nel comparto turistico. A fronte infatti di una richiesta di quasi 50.000 lavoratori, il 46% risulta introvabile, circa 22.000 persone. Un problema urgente che si spera possa essere affrontato dal prossimo governo. A fronte di dati incredibilmente positivi sugli flussi turistici che quest'anno vedono tornare il nostro paese ai livelli del 2019, ci ritroviamo con almeno 50.000 persone che stiamo continuando a cercare per soddisfare la domanda dei turisti nel nostro paese e non troviamo. E un po' siamo anche stanchi di dover dar la colpa ora al reddito di cittadinanza, ora agli imprenditori che non pagano, ai giovani svogliati. Chiediamo semplicemente che questa emergenza possa essere nell'agenda del prossimo governo che si insedierà, speriamo, nel più breve tempo possibile nel post elezioni, e che possa dare delle risposte concrete sia agli imprenditori e sia ai giovani alla ricerca di un lavoro, e che questo settore possa trainare il paese come potrebbe farlo con le forze che ha per natura. Oltre 10.000 giovani hanno ballato fino a notte fonda scandendo slogan contro la mafia nel parco di Selinunte a Castelvetrano, un tempo regno del boss latitante Matteo Messina Denaro, dove si è svolto l'evento Musica e Legalità. Gli europei di nuoto a Roma, l'Italia vince la medaglia d'oro nella 4% stile libero, la staffetta composta da Alessandro Miresi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Emanuele Frigo chiude davanti all'Ungheria e alla Gran Bretagna. Andiamo adesso all'Aquila, dove cresce l'attesa per l'arrivo di Francesco in occasione della perdonanza il prossimo 28 d'agosto. Il Papa, con l'occasione, incontrerà anche i parenti delle vittime del sisma che il 6 aprile del 2009 distrusse il capoluogo abruzzese. Sentiamo allora le parole del Cardinal Petrocchi, arcivescovo di L'Aquila, raccolte da Paolo Fucili. Io parlo sempre di due terremoti che vanno individuati nell'evento sismico che ha devastato il territorio aquilano. Un terremoto che ha abbattuto strutture architettoniche, che ha creato disastri edilizi, che ha provocato morti. E l'altro terremoto che io definisco dell'anima. Per cogliere il terremoto dell'anima bisogna avere dei sensori speciali di carattere spirituale, etico, psicologico. Chi ha perso un figlio, una figlia, chi ha perso papà, la mamma, chi ha perso fratelli, chi ha perso persone care, mantiene nel cuore un dolore che non può essere, diciamo così, anestetizzato alla buona. È un dolore sacro, perché nasce dall'amore, che non si rassegna davanti alla morte, che non alza bandiera bianca, ma che la sfida, un amore più forte della morte, perché è un amore che attende un ricongiungimento, un riabbracciarsi. Il
Telegiornale finisce qui. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.